Il mondo è stato creato per la gloria di Dio. Spiega San Bonaventura: Dio ha creato tutte le cose non per accrescere la propria gloria, ma per manifestarla e per comunicarla. Infatti, Dio non ha altro motivo per creare se non il suo amore e la sua bontà. San Tommaso d'Aquino aggiunge: aperta la mano dalla chiave dell'amore, le creature vennero alla luce. E il Concilio Vaticano I spiega: nella sua bontà e con la sua onnipotente virtù, non per aumentare la sua beatitudine, né per acquistare perfezione, ma per manifestarla attraverso i beni che concede alle sue creature, questo solo vero Dio ha, con la più libera delle sue decisioni, dall'inizio dei tempi, ha creato insieme dal nulla l'una e l'altra creatura, la spirituale e la corporale. Dio ha voluto dunque così manifestare e comunicare la sua bontà, verità e bellezza. Che le sue creature abbiano parte alla sua verità, alla sua bontà, alla sua bellezza. Ecco la gloria per la quale Dio le ha create. Il fine ultimo della creazione è che Dio in Cristo possa essere tutto in tutti, come afferma San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, per la sua gloria e per la nostra felicità. Famosa, bellissima, quell'espressione di Sant'Ireneo: la gloria di Dio è l'uomo vivente, e la vita dell'uomo è la visione di Dio.